della mattina, soprattutto il martedì mattina alle 7 o 6 e tre quarti, quando arrivava o nelle parrocchie romane mi chiamava con questo nome, con questo appellativo. Ma io penso che sia bello stamattina qui dire, visto che siamo nel parco dei mestieri, che il mestiere di Papa è un mestiere che porta bene, perché domani ne canonizzano due. Ecco, quindi vuol dire che il mestiere di Papa, a parte tutto, è un mestiere che fa bene. E se penso sia a Giovanni XXIII, che non lo possiamo dimenticare, quest'uomo anche lui del nord Italia, uomo di montagna in qualche modo, ecco, sono due personaggi molto simili tra loro, attenti a Dio e attenti all'uomo. Credo che questo sia stato anche il grande segreto di Giovanni Paolo II, questa sua attenzione alle persone e questa sua attenzione anche a Dio, logicamente. Uomo di grande preghiera, si buttava per terra a pregare in ogni angolo dopo la messa o in altri momenti, e guai in quel momento disturbarlo. Ecco, erano dei momenti in cui si poteva vedere un Papa arrabbiato, ecco, se lo si disturbava mentre pregava. E attento anche alla persona umana. E sono contento poi di poter dire che anche nel libro che abbiamo cercato di mettere insieme, grazie a Giorgio Gelmetti, ecco, le testimonianze ci fanno vedere quest'uomo attento all'uomo, all'umanità, e attento a Dio. E la montagna in questo senso era per Giovanni Paolo II proprio il simbolo di questo. La montagna, sia nella sua fisicità, gli piaceva andare, salire, come cappellano della gendarmeria ho raccolto tante volte le testimonianze dei gendarmi che lo accompagnavano in montagna, e più di una volta anche in Val d'Aosta, ecco, quest'uomo andava in posti dove non avrebbe dovuto andare, le guide non volevano, e in una certa occasione si sono anche persi, ma ecco, fa parte della aneddotica questa. La montagna quindi nella sua fisicità, ma anche la montagna come simbolo, lo dico anche nel libro, per Giovanni Paolo II Cristo è la vera montagna da scalare, la cima da raggiungere, e questo lui l'ha fatto. Ecco, il libro che oggi presentiamo, ringrazio ancora per la sua idea geniale Giorgio Gelmetti, è una vera e propria documentazione di queste cinque presenze di Giovanni Paolo II sulle nostre montagne, o comunque tra le nostre montagne. È un documento, sia nella parte fotografica che nei testi. Il testo più bello, e ne siamo grati, lo accennava prima Diego Andreatta, è quello di Gianluca Rosa, perché lì c'è il perché Giovanni Paolo II è venuto sulla Tamello. C'è la storia vera. E a me dispiace dover dire, ma lo dico con l'autorevolezza che mi ritrovo in questo momento, ecco, domani sera alla televisione si vedrà un romanzo, non una storia vera, un romanzo, una vera e propria fiction che non è basata sulla verità. A me dispiace doverlo dirlo, ma lo dico, ecco, anche perché in questi giorni ho sentito i miei ex amici gendarmi. Ecco, questo signore non è mai stato col Papa Giovanni Paolo II nelle altre uscite in Abruzzo o in altri posti. È stato solo quei due giorni in Adamello perché era il figlio del custode, ma niente di più. E quindi il rischio è che domani possiamo vedere una figura di Giovanni Paolo II che non è quella autentica. Invece il libro che abbiamo davanti, non perché ho scritto qualcosa anch'io, ma sono persone che hanno avuto contatto vero e proprio con Giovanni Paolo II. Ecco, a questo mi premeva dirlo, proprio perché domani viene canonizzato, e quindi, come dice la liturgia, ci viene messo davanti come modello ed esempio. Per questo la Chiesa lo propone, modello ed esempio di intercessore, logicamente un santo, e quindi lo dobbiamo guardare nella vera luce, non come un romanzo. Ognuno ha diritto di scrivere i romanzi che vuole, a inventarsi le cose, certamente, ma quando parliamo di santi parliamo di verità storica e di un personaggio reale, qual è stato Giovanni Paolo II. Non ci si serve del Papa, ma si serve il Papa. Questo l'ho imparato in 17 anni di lavoro lì, guardando a colui, come lo definiva Gregorio Magno, che è il servo dei servi di Dio, servo servorum Dei. E credo che Giovanni Paolo II questo lo sia stato, come anche Papa Giovanni XXIII. Persone che hanno saputo servire Dio e l'uomo. Nel libro ho cercato di raccontare questo, per quello che mi è stato dato di conoscerlo da vicino, anche se devo dire l'ho visto tante volte nelle osservazioni, nei viaggi, ma non è che io ero familiare di Giovanni Paolo II. Sono stato nei viaggi a pranzo e cena accanto a lui, questo è vero, ma in Vaticano ho pranzato una volta con lui. Ecco, lo ricordo benissimo scoppiare a ridere durante quel pranzo per i racconti che venivano fatti da un altro collega cerimoniere. Ecco,
lo ricordo commuoversi in altri momenti fino alle lacrime di fronte a sofferenze, ma quello che più mi piace dire di Giovanni Paolo II è dire che l'ho visto negli occhi della gente, quanta gente lo ha guardato, quanta gente lo ha visto e ha riconosciuto in lui la presenza di Gesù Cristo, del suo Vangelo. Credo che Giovanni Paolo II sia l'uomo che ha stretto più mani di tutti gli uomini della storia, e quindi quanta gente ha potuto toccare un santo che domani la Chiesa propone a tutta l'umanità. Grazie.